Amici Tecnoandroid, benvenuti. Oggi andiamo a vedere come si monta un hard disk all'interno del NAS prodotto da D-Link, più precisamente il modello DNS320LW. La procedura è abbastanza semplice: all'interno troveremo un piccolo laccio di colore rosso che deve essere innestato tramite le viti nella parte alta dell'hard disk in questo modo. Non sbagliatevi e non mettete il laccio nella parte inferiore dove si trovano i vari connettori. Ok, una volta che abbiamo posizionato il blocco in questo modo possiamo inserire la vite. Ok, e stringerla con un semplice cacciavite. Ok, vite 1 è andata, andiamo ad inserire l'altra vite in questo modo. Ok, ok, abbiamo inserito il manigotto e servirà appunto per alzare la disca. Adesso è sufficiente aprire il NAS premendo il tasto in questo modo e alzando la copertura in plastica, e possiamo inserire tranquillamente il nostro hard disk facendolo scorrere in questo modo. Davvero semplice. Ok, possiamo inserire anche il secondo hard disk che abbiamo già preparato in precedenza, sempre facendolo scorrere verso il basso. Ok, non ci resta che chiudere il nostro NAS e iniziare il suo utilizzo. Per oggi è tutto, continuate a seguire su www.techandroid.it.